Si muovono come fantasmi fra le macerie e la polvere i soccorritori a Ghuta, ad est di Damasco, dove i bombardamenti delle forze lealiste hanno fatto oltre 30 morti e decine di feriti. Eppure, questa dovrebbe essere una zona in via di pacificazione, ancora sotto il parziale controllo di forze ribelli, ma l'ONU ha messo Damasco sul banco degli imputati per il bombardamento indiscriminato di aree popolate da civili e per aver fatto della morte per fame delle persone accerchiate una tattica di guerra. Le accuse arrivano da Ginevra, dopo che almeno 3 ospedali sono stati colpiti dalle bombe delle armate del presidente Bashar al-Assad. Con l'aiuto delle forze russe e di truppe di terra iraniane, Assad sta combattendo l'ultima e più cruenta battaglia contro uno dei capisaldi dell'opposizione nella parte occidentale del paese, una spina a poca distanza dalla capitale,